Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il mio intervento è motivato dalla volontà, diciamo, di precisare anche il senso delle osservazioni che sono state fatte in commissione. Sostanzialmente, questo che è un po' così molti amano definire un libro dei sogni, perché contiene ovviamente tante opere, alcune delle quali, diciamo, rimangono in questo modo, in questo momento, soltanto sulla carta, però ci ha permesso di capire, attraverso appunto il colloquio avuto con l'ingegnere Duca, che le opere invece, programmate nel piano annuale, sono sostanzialmente, opere che hanno, diciamo, dei finanziamenti già attivi e con dei lavori che partiranno. Tra tutti, ovviamente, ho segnato, diciamo, ho messo un appunto accanto alla voce dei lavori di adeguamento dell'illuminazione dell'eliosuperficie ubicata in Contrada Caldura. Per questo l'ingegnere chiariva che c'è già il decreto di finanziamento e a breve partirà il bando. Così come anche il depuratore Sant'Antonio, che poco fa il sindaco citava, c'è il finanziamento CIPE e diventerà definitivo a partire dal 22 di novembre, quindi fra poco. Anche per le altre opere ci sono, diciamo, già dei decreti e dei finanziamenti. Mentre era curioso il fatto che i punti di accesso infotelematici pubblici, segnati nel piano annuale come ultima opera, l'ingegnere chiariva che, nonostante appunto si tratti di un livello di progettazione base, cioè uno studio di fattibilità, è stato necessario inserirlo nel piano annuale perché bisogna poter partecipare al bando. Questo è quello che l'ingegnere, diciamo. Però, diciamo, l'ingegnere spiegava che se non fosse stato presente nel piano annuale sarebbe stato impossibile. Riguardo al parere, diciamo, del Collegio dei Revisori, i vari suggerimenti e le proposte, diciamo, che i revisori fanno, sostanzialmente l'ingegnere chiariva che sono da intendersi superati, perché la legge 109-94 è stata abrogata ed è stata, diciamo, sostituita dal decreto legislativo 163-2006, poi recepito dalla legge regionale 12-2011 e decreto del Presidente 13 del 2012. Di fatto, le varie perplessità che in qualche modo da questi pareri venivano fuori, i suggerimenti che il Collegio, diciamo, si proponeva di dare, verrebbero, diciamo, sostanzialmente superati e chiariti. Questo è il mio intervento. Grazie Presidente. Grazie, consigliere Dominello, consigliere Liberto. Grazie Presidente. Dice bene il consigliere Dominello a definire questo un libro dei sogni, già partendo dal fatto che non può avere fondatezza perché purtroppo soldi non ce n'è e quindi resta un libro dei sogni. Di certo però per noi di Grande Sud questo programma triennale delle opere pubbliche al suo interno desta altre perplessità, partendo da quello che è, un attimo che lo vado a prendere. La riorganizzazione area ex edificio postale di Largo di Giorgio, perché mi chiedo se l'ex edificio postale è nostro. Io so che lo hanno acquistato dei privati e la preoccupazione, anche se c'è un deliberato del Consiglio Comunale che a sua volta prevede che quello che può essere l'azione di esproprio può rendersi effettivo nel minuto in cui viene inserito in questa delibera, però di fatto ci desta preoccupazione il fatto
quale sarà la reazione dei proprietari di questo immobile, che sicuramente, penso almeno io, una volta fatto l'esproprio, sicuramente, spero di no, avvieranno una procedura di ricorso. Quindi c'è questa perplessità su questa opera. Le altre perplessità che destano al gruppo di Grande Sud sono altre opere inserite in questo piano triennale che nello stesso tempo sono inserite in quella delibera della dismissione di immobili, per esempio il parcheggio comunale, gli ex gli ex locali del pesce di via Giovanni Amendola, dove si dovrebbe fare, dove vedo un finanziamento previsto per il Museo del Cinema. Quindi queste stesse opere che sono inserite, diciamo, in quella che delibera che è stata votata come immobile da vendere. Quindi no, non lo faccio rispondere stasera, signor Sindaco. Quindi, diciamo, molte sono le nostre perplessità all'interno di questa proposta. Ascolteremo gli altri consiglieri, naturalmente, valuteremo quale sarà la nostra votazione finale. Ascolteremo il sindaco se avrà l'opportunità anche di darci qualche altro input in più. Questo è tutto, grazie Presidente. Grazie consigliere Alberto. Signor Sindaco, se ci sono anche altri, così poi cumuliamo, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Prego, signor Sindaco. Io ho un chiarimento, perché è vero, è stato chiamato sempre un libro dei sogni, per cui confermo che non è... Però dico, non è che quest'anno che c'è il sindaco Lapunzia non è più un libro dei sogni. Però iniziamo a parlare delle opere annuali. Lavori di adeguamento e illuminazione delle superfici ubicate in contrada caldura. Si sta espletando la gara. Cioè in questo momento si stanno presentando le offerte. Dunque 400.000 euro con un finanziamento che viene dall'esterno, si stanno facendo le gare. Adeguamento, potenziamento dell'impianto di protezione di Sant'Antonio. Il sindaco ha partecipato alla conferenza dei servizi, è stato approvato il progetto preliminare. Il 22 di questo mese c'è l'approvazione del progetto esecutivo. La strada che abbiamo intrapreso è che, approvato il progetto esecutivo in sede di conferenza dei servizi, si va immediatamente a gara al maggior ribasso. Seconda cosa. Terza. Stralcio funzionale Largo di Giorgio. Su questa vi devo dare una notizia. Vedete, si dovrebbe andare al CRU giorno 28 per il parere sulla variante. Abbiamo scoperto che hanno fatto scadere tutti i termini. Se lo portiamo in consiglio comunale con un voto di un minuto, la variante è approvata per decorso i termini. Stiamo scegliendo se dargli questa notizia alla Regione, e per cui gli diciamo: avete sbagliato tutti, i termini sono ormai scaduti e la variante è approvata. Per cui è come se vi dico che questa sera che quella variante che ha proposto il Consiglio Comunale è stata approvata, perché basta un passaggio di un Consiglio Comunale per una presa atto. Il problema rimane. Quale? Il finanziamento è in piedi. Se noi riusciamo a dargli un cofinanziamento nostro, riusciamo ad acquistare il locale, nel senso che il locale, bene o male, non possiamo dire che glielo paghiamo meno di quanto l'hanno comprato, perché l'hanno comprato 555.000 euro, chiamiamoli parenti di 600.000 euro. Riusciremo a realizzare con 500.000 euro che restano, perché 1.100, quelle opere che abbiamo detto? No, non ci riusciamo. Allora, due strade: o abbiamo la forza di un cofinanziamento, o se quella forza non c'è, dobbiamo fare un progetto stralcio, facendo anche una concertazione con questi soggetti che hanno acquistato, in considerazione del fatto che una parte del locale
dovrà essere destinato a uso pubblico ed è la parte, sicuramente lo dice l'amministrazione, ma poi lo dirà il Consiglio, che fa, è adiacente alla villa comunale. È un'idea. Attenzione, non diciamo che il sindaco è una idea. Può darsi che si alza Barranco o Iuppa o Scialabba e ne hanno un'altra che è migliore di questa. Se invece abbiamo la forza di mettere 300, 400, 500 euro o 200 mila euro, evidentemente potremo fare un'altra soluzione. Però siamo alla terza opera e sui sogni ancora non ne parliamo. Andiamo alla quarta. Patrimonio scolastico, scuola elementare, botte, intervento finalizzato alla messa in sicurezza. 281 mila euro. Vi devo dire che abbiamo il decreto per cui sono arrivate queste somme. Dobbiamo fare il progetto e faremo lavori presso la scuola elementare. È un finanziamento che ci ha dato la Regione, che evidentemente noi abbiamo trovato, che ci è arrivato, non è che l'ha fatta avere il sindaco Lapunzina, perché ci guarderemmo bene. Altro finanziamento, 300.000 euro, riguarda la scuola media. È l'unico finanziamento che ha ottenuto il Comune di Cefalù, che riguarda la scuola media, verranno sostituite le finestre, gli infissi e si cercheranno di migliorare le condizioni dal punto di vista del condizionamento termico di quell'edificio che ora è un istituto comprensivo insieme alla scuola elementare. Sto continuando perché mi auguro che il consigliere Liberto mi sente. Siamo già alla quinta. Andiamo alla sesta. Opere di miglioramento del rischio idrogeologico a difesa della struttura ospedaliera. C'è un finanziamento di 1 milione di euro, c'è il decreto, prossima settimana otterremo la conferma del decreto, dopodiché si può andare, si approva il progetto esecutivo che è pronto e si va a gara. Di che cosa si tratta? Si tratta di una zona dell'ospedale, va bene, come? Di una zona dell'ospedale che purtroppo è a rischio di dissesto idrologico. Stiamo parlando della zona adiacente all'ospedale, a destra se non sbaglio, scendendo l'ospedale, mi pare che questa zona ha il rischio di dissesto geologico, è questo. È evidente che qualche sogno c'è pure, e la valutazione straordinaria degli uffici giudiziari. Però, ripeto, questo rappresenta forse l'unica cosa che in questo momento stiamo scrivendo, ma è di difficile realizzabilità. Vi dico che ho chiuso dicendo che... Ah, sì, lo so. Su questo vi devo dire che quest'anno abbiamo messo queste poche opere e con questo voglio aggiungere al consigliere Liberto, abbiamo messo soltanto le opere, che sono poche, perché il punto telematico non si farà perché abbiamo scoperto un po' tutti i comuni che ci vorranno, c'è un cofinanziamento che non ci possiamo permettere. Abbiamo messo poche opere e solo quelle che saranno sicuramente a breve, di cui a breve si potrà avere almeno sicuramente la partenza dei lavori. Uno di questi sarà sicuramente l'illuminazione dell'eliporto. Grazie. Lei, c'era qualcun altro che voleva intervenire? No? Sì, lei, Uppa, lei mi aveva chiesto. Va bene. Allora, visto che nessuno vuole intervenire, passiamo... Prego, consigliere Uppa, per dichiarazione di voto. Signor Presidente, sarò brevissimo perché ritengo che poco ci sia da dire. Voterò favorevolmente al piano triennale delle opere pubbliche, non fosse altro perché le ho chiesto di poter leggere, a prescindere dalla sua lettura, anche il verbale della Commissione e ho rilevato un voto unanime dei presenti, compresi i miei colleghi consiglieri di opposizione, nei confronti dei quali ho grande stima e grande fiducia quando svolgono i lavori della Commissione, per cui non vedo ragioni per votare contro. Vorrei però aggiungere una cosa, e questa seconda parte del mio intervento e poi finisco, non è né ad adiuvandum dell'amministrazione né per andare contro il consigliere Liberto, ma è per spiegare le cose giuste alle persone che ci ascoltano, e cioè quando viene inserito fra le opere da manutenere tanto il parcheggio multipiano quanto, non ricordo l'altra opera perfettamente, non è un'incongruenza inserirli fra le opere da manutenere e poi fra le opere da alienare,
Per la semplice ragione che fino a quando non vengono alienate sono di proprietà del comune. Se sono di proprietà del comune e dentro quell'opera nel frattempo succede qualcosa, come per esempio è successo nel parcheggio multipiano e questa cosa è costata al comune qualcosa come 65.000 euro e rotti, se non ricordo male, il mio studio seguì quella vicenda da difensore del comune, evidentemente le opere vanno mantenute, perché fino a quando non le dismetti sono di tua proprietà e ne rispondi in ogni sede, anche quella giudiziaria. Quindi non ritengo che sia un'incongruenza quella di inserirle tanto nel piano, diciamo, pluriennale, triennale delle opere pubbliche come voce manutenzione, tanto poi nel piano di dismissione dei beni. Per cui voterò favorevolmente a questa proposta di delibera. Grazie. Consigliere Uppa, consigliere Liberto. Grazie Presidente. Io ritengo che tutte le perplessità possono essere, come dire, anche legittime in un confronto. E pur mantenendo, diciamo, queste perplessità, ripeto io, legittime, anche perché forse ci aspettavamo qualche opera in più all'interno di questo piano, opere che sono probabilmente rimaste fuori, però ce l'aspettavamo come anche una forma di rispetto per chi attende, nel senso che per esempio ci aspettavamo la realizzazione specifica della illuminazione pubblica che va, che so, dal bivio di Campella al primo chilometro, salendo per Campella, dove praticamente lì basterebbero per esempio 5 pali per illuminare quel tratto di bivio di Campella salendo la prima curva, arrivando dopo l'ospedale, finendo la circonvallazione, poi si sale per Campella. Sì. Il primo tratto, signor Sindaco, non è provinciale, il primo chilometro è comunale. Siccome chi abita in quelle case ha anche pagato gli oneri di urbanizzazione, quindi si aspetterebbero quantomeno da anni che l'illuminazione pubblica lì fosse posta. Altro esempio del genere potrebbe essere quella strada che è di fronte al cimitero, quel tratto dove c'è, che ha la stessa, diciamo, caratteristica, per esempio il fatto che sia pagando l'urbanizzazione sia abitandoci già da tempo, quella zona è rimasta senza illuminazione. Però pur mantenendo queste perplessità, ripeto, legittime, non ci esoneremo, signor Presidente, nel votare favorevolmente alla proposta. Grazie. Consigliere Liberto. Consigliere Scialab. Sempre per dichiarazione di voto, peraltro non mi dissocio da quanto detto dal consigliere Iuppa, purché al verbale risulta quell'atto di indirizzo che io ho proposto fin dall'inizio della discussione dell'ordine del giorno. Grazie consigliere Scialab. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi procediamo alla votazione. Colleghi consiglieri, chi è favorevole all'approvazione del programma triennale lavori pubblici 2012-2014, alzi la mano. La delibera è approvata all'unanimità. Sì, colleghi consiglieri, votiamo la immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Approvata all'unanimità. Procediamo con l'ordine del giorno. Andiamo al punto primo della integrazione. Esecuzione sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione staccata di Cefalù, distaccata di Cefalù numero 218-11, emessa. Ha ragione il consigliere Fatta. Essendo seduta di rinvio con punti che vanno trattati, rientrata la consigliera Messina. Dobbiamo votare gli estremi di necessità e urgenza. Ringrazio il consigliere Fatta con la sua saggezza. Colleghi consiglieri, votiamo gli estremi di necessità e urgenza
della parte integrativa della seduta che stiamo trattando. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Infatti trattasi di debiti fuori bilancio e di una presa d'atto. Esecuzione sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù numero 218-11, emessa causa signori Giancardella più altri contro Comune, riconoscimento debito fuori bilancio, presa d'atto. Il responsabile del settore tributi e tasse sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione. Premesso che è stata inoltrata da questo settore la proposta di deliberazione numero 202 del 12 settembre 2011 di riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante alla sentenza 218-11 per un importo di euro 1.342,56, cui ammontano le spese di giudizio liquidate con la sentenza in oggetto, notificata a questo ente in data 28 luglio 2011, munita di formule esecutive. Considerato che con atto di indirizzo protocollo 495, gabinetto del 3 luglio 2012, il Sindaco ha disposto di utilizzare il 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia ai fini del pagamento dei debiti fuori bilancio, considerato che il Sindaco ha altresì disposto di procedere prioritariamente all'esecuzione di sentenze e altri titoli esecutivi stante l'esiguità delle risorse disponibili e di provvedere con urgente determinazione, inoltrando successivamente la proposta di deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, vista la determinazione di questo settore numero 27 del 3 agosto 2012, con la quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 1.342,56 centesimi in favore del signor Giancardella Giuseppe, riconosciuta l'indifferibilità del provvedimento di impegno e di liquidazione della spesa derivando l'obbligazione da titolo esecutivo, ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni si configura un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo 267/2000 e che tale riconoscimento deve essere effettuato dal Consiglio Comunale, propone 1. Riconoscere il debito fuori bilancio di cui in premessa per la spesa complessiva di euro 1.342,56 centesimi. 2. Prendere atto che con determinazione numero 27 del 3 agosto 2012 si è provveduto a liquidare il debito mediante il pagamento della somma complessiva di euro 1.342,56 centesimi in favore del signor Giancardella Giuseppe. 3. Prendere atto che la suddetta spesa grava sul capitolo 1.115 debiti fuori bilancio giusto impegno numero 584/2012. 4. Dare atto che la superiore liquidazione e il mandato di pagamento non comportano acquiescenza alla sentenza numero 218-11 è emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, e rinuncia all'appello. Questa volta sono preparatissimo sulla sentenza, trattasi di una causa per indebita imposizione di un canone. Ci sono interventi su questa proposta di delibera? Consigliere Cortina. Grazie Presidente. Lei poco fa ha detto che è un'indebita. Un'indebita in posizione di un canone. E il canone qual è, Presidente? Scusi. Si tratta di un canone di carrabilità. Quindi di passo noi abbiamo carrabile. Fatto un verbale a questi signori per il passo carrabile. Sì, praticamente il Comune di Cefalù ha perso, sì, perché di fatto, la leggo, allora, gli attori hanno proposto opposizione, leggo questa parte perché è quella che poi ha avuto ragione, quindi, gli attori hanno proposto opposizione avverso l'atto di recupero emesso dalla Tributi Italia S.p.A. per omesso pagamento relativo ad occupazione di spazi pubblici, cosiddetta COSAP, stante l'assenza dei presupposti per l'imposizione del canone preteso dal Comune di Cefalù, venendo in considerazione, nel caso in specie, non dei passi carrabili, quindi non si trattava di passi carrabili, ma accessi a filo con il manto stradale mancanti sia di opere visibili e permanenti di occupazione di suolo pubblico destinato alla carrabilità, sia di cartelli segnaletici di divieto di sosta sulle aree antistanti. Il giudice ha accolto il ricorso perché è un'indebita in posizione di un canone di carrabilità. Grazie a lei.
Sono interventi ulteriori? No. Metto ai voti la proposta di delibera. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità? Sì, all'unanimità. Allora procediamo con esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerenze, sezione distaccata di Cefalù, numero 128-11, emessa causa Barranco Rosa, Spinosa Roberta e Spinosa Giovanni, contro Comune, riconoscimento debito fuori bilancio, presa d'atto. Presidente, questa Barranco Rosa chi è? Mi devo allontanare, non lo so. Come? Lo saccio. Come dice consigliere Barranco? Guardi, io credo che si tratti di persona diversa, perché è nata a Cefalù il 7 aprile 37, quindi non credo. Ci scusiamo con la signora se abbiamo dato in diretta la data. Esecuzione quindi di questa sentenza, leggo la proposta di delibera 109 del 23 agosto 2012. Il responsabile del settore tributi e tasse sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione. Premesso che è stata inoltrata da questo settore la proposta di deliberazione 139 del 19 luglio 2011 di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 128-11 per un importo di euro 1.669,74, cui ammontano le spese di giudizio liquidate con la sentenza in oggetto notificata a questo ente in data 8 giugno 2011 munita di formula esecutiva. Considerato che con atto di indirizzo del protocollo 495 del 3 luglio 2012 il Sindaco ha disposto di utilizzare il 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia ai fini del pagamento dei debiti fuori bilancio, considerato che il Sindaco ha altresì disposto di procedere prioritariamente all'esecuzione di sentenze e altri titoli esecutivi stante l'esiguità delle risorse disponibili e di provvedere con urgente determinazione inoltrando successivamente la proposta di deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, vista la disposizione di servizio del Sindaco al protocollo 501 del 6 luglio 2012, vista la determinazione di questo settore 22 del 27 luglio 2012 con la quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 1.669,74 in favore della ricorrente principale signora Barranco Rosa, riconosciuta l'indifferibilità del provvedimento di impegno e di liquidazione della spesa derivando l'obbligazione da titolo esecutivo, ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni si configura un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo 267/2000 e che tale riconoscimento deve essere effettuato dal Consiglio Comunale, propone 1. Di riconoscere il debito fuori bilancio di cui in premessa per la spesa complessiva di euro 1.669,74. 2. Prendere atto che con determinazione numero 22 del 27 luglio 2012 si è provveduto a liquidare il debito mediante il pagamento della somma complessiva di euro 1.669,74 in favore della ricorrente principale signora Barranco Rosa. 3. Prendere atto che la suddetta spesa grava sul capitolo 1115 debiti fuori bilancio giusto impegno numero 583/2012. 4. Dare atto che la superiore liquidazione e il mandato di pagamento non comportano acquiescenza alla sentenza 128-11 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, e rinuncia all'appello. Prevengo la domanda del consigliere Cortina. Anche in questo caso si tratta della indebita imposizione di un canone per accesso al raso che sarebbe stato realizzato addirittura prima della costituzione dell'uso pubblico avvenuto con la realizzazione del marciapiede. Quindi questo si poteva risparmiare questi soldi. Credo che su questo può rispondere il consigliere avvocato Riggio o il consigliere avvocato Iuppa. Posso rispondere pure io? E sicuramente. Prego, diamo la parola al consigliere Riggio. Certamente si poteva fare in autotutela, non so per quale motivo non è stato valutato dall'amministrazione quando è stato fatto il ricorso o quando è stata presentata la rimostranza. Certamente si poteva prendere atto per fare l'autotutela, non so fino a che punto
questa riserva di appello, se ci sono ancora i termini per proporre l'appello o sono scaduti? Perché approviamo questa... Che... Dico, come mai approviamo che non prestiamo acquiescenza, non è scaduto il termine? Allora, il termine 15 utile. Aprile 2011. La domanda è troppo importante, se possiamo intervenire in autotutela quando ci sono di queste cose. Sì, è possibile, però gli avvocati vi confermeranno, perché è allo studio il nostro atteggiamento nei confronti, lasciamo perdere questo, il nostro atteggiamento nei confronti del giudice di pace. Io ho chiesto di avere un quadro riepilogativo delle sentenze del giudice di pace del 2011, ci fermiamo qui per ora, e del 2012. C'è una casistica che gli avvocati che sono presenti conoscono già, quella casistica proprio impressionante, negativa nei nostri confronti, per cui se noi guardiamo per esempio l'elenco, lo posso portare anche in aula, c'è scritto accoglie, 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 poi rigetta, accoglie, 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 rigetta, insomma questo via dice. Esatto. Qualcuno è inammissibile. È evidente che la valutazione che può essere fatta quando arriva un ricorso è quello di dire che se abbiamo torto è inutile andarcene davanti a giudici pace. In autotutela mi spiegavano però, e qui possono confermare gli avvocati, cioè mi possono dire se così è, che anche se il Comune se ne va in autotutela, una volta che il ricorso è stato presentato, va bene, l'avvocato, per avere pagate le spese dell'onorario, potrebbe insistere e a quel punto gli vengono sicuramente pagate. Solo per le spese. Volevo fare una precisazione perché frequento le aule di giustizia giornalmente. A Cefalù, diciamo, voglio dire due cose. Da un lato, intanto c'è l'orientamento di alcuni giudici che qualora il Comune già immediatamente in autotutela revochi l'atto, il giudice di pace o compensa le spese o riduce la condanna alle spese della metà, proprio perché il Comune ha immediatamente recepito l'atto. Queste, ci sono un sacco di sentenze dove le spese vengono ridotte a metà. Poi volevo dire un'altra cosa, che è solito, diciamo, anche precedere il ricorso o da una missiva indirizzata al Comune o comunque da un ricorso gerarchico. Quindi è quello il momento in cui il Comune dovrebbe in autotutela revocare la contravvenzione, non dopo che l'avvocato ha notificato il... E l'ultima cosa che voglio precisare è che nel momento in cui il Comune compare davanti al giudice di pace è avvenuta anche un'ulteriore fase, che è la fase dell'iscrizione al ruolo della causa. Quindi il Comune potrebbe in ogni caso, ben prima dell'udienza, intervenire con diciamo, in autotutela, la revoca del provvedimento. Ciò comporterebbe ovviamente una valutazione diversa del giudice, che non è quella della comparizione dell'avvocato all'udienza dove prende atto dell'avvenuta revoca, ma è quella che appena riceve l'atto comunica immediatamente in cancelleria il provvedimento di autotutela. Quindi sono diversi momenti che potrebbero essere, diciamo, gestiti meglio. Possibilità di dire cosa sto facendo, perché come sempre io ho una parte del mio tempo lo dedico allo studio, poi un'altra parte all'azione. L'azione in questo caso è che dal 1° di gennaio si cambia registro. Rispetto alla Costituzione e a quello che abbiamo fatto sino adesso su questa vicenda che riguarda i ricorsi delle multe e delle altre sanzioni, cioè ricorsi davanti al giudice di pace. Ho già dato incarico all'avvocato Antonella Marinaro, che è assessore al contenzioso, di dare una svolta decisiva rispetto a questo andazzo, per cui vedremo come, se con quali, diciamo, o con la convenzione con un legale, ma principalmente con quell'ufficio, proprio con quella valutazione che deve essere fatta subito rispetto o alla comunicazione dell'avvio di un ricorso o proprio con la ricezione del ricorso, che deve essere valutato, perché si può tranquillamente in autotutela porre in essere gli atti e non resistere per perdere e perdere. In considerazione che noi certe volte
scusate un siciliano, assicutiamo 36 euro per poi pagare 350-400. Questo non deve più accadere. E ci sono purtroppo cartelle che vengono annullate, come quella precedente di 900 per 983 euro, dove abbiamo pagato però poi spese di onorari e altre cose che ci fanno arrivare a 1700 euro. Cerchiamo, dal 1 gennaio ci organizzeremo in modo diverso, speriamo anche con questa nuova organizzazione di perdere meno e riuscire a pagare sempre meno debiti fuori bilancio. Grazie, signor Sindaco. Non le sembrerà irrituale una raccomandazione alla Presidenza, facendomi interprete anche di molti consiglieri che l'hanno espresso non tanto sottovoce. Sarebbe importante, credo, anche l'accertamento delle responsabilità su queste delicate questioni, perché il Comune paga molti soldi. È stato più volte indicato. Esattamente. Io credo che vadano tutte, la segretaria dice che vanno tutte alla Corte dei Conti per l'accertamento, la Procura della Corte dei Conti. Esatto, alla Procura della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità. Quindi in questo. Questa è un'altra questione. No, questo è il caso di specie. È il caso in questione, questa e anche la prossima, siamo soccombenti in contumacia. Sì. Perché questo non abbiamo. Colleghi consiglieri, comunque passiamo ai voti di questa delibera e vi chiedo, consigliere Barranco, non è per dichiarazione di voto, è per dichiarazione di voto. No, per un suggerimento all'amministrazione. Siccome si parlava, signor Sindaco, la prego. Siccome lei poco fa parlava di multe, le multe per quanto riguarda i giudici di pace, che molto probabilmente ha ragione, sicuramente anzi, io ho pensato e riflettuto su una cosa, visto la problematica che ci lavora in questo momento. Non sarebbe caso che lei prendesse un'iniziativa così come la prendono tutti gli altri comuni, Lascari, Campofelice e quant'altro, di far osservare quel limite di velocità nel rettilineo dove c'è l'entrata dell'autostrada e casomai i vigili urbani con le videocamere sorvegliare questo. Che ciò? Secondo lei ha installato il costiere dove sta? No. Proprio perché abbiamo preso già contatti con alcune ditte per proprio fare questo. Grazie. Procediamo su questa delibera cortesemente con lei consiglieri. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Andiamo alla terza esecuzione sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù numero 2711, emessa a causa Barranco Rosa, Spinosa Roberta e Spinosa Giovanni, contro Comune, riconoscimento debito fuori bilancio preso ad atto. Il responsabile del settore tributi e tasse sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione. Premesso che è stata inoltrata da questo settore la proposta deliberazione numero 68 del 10 maggio 2011 di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 2711 per un importo di euro 1892,40 cui ammontano le spese di giudizio liquidate con la sentenza in oggetto notificata a questo ente in data 28 marzo 2011 munita di formula esecutiva, considerato che con atto di indirizzo al protocollo 495 del 3 luglio 2012 il Sindaco ha disposto di utilizzare il 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia ai fini del pagamento dei debiti fuori bilancio, considerato che il Sindaco ha altresì disposto di procedere prioritariamente all'esecuzione di sentenze e altri titoli esecutivi, stante l'esiguità delle risorse disponibili, di provvedere con urgente determinazione inoltrando successivamente la proposta di deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale,
Vista la disposizione di servizio del Sindaco protocollo 501 del 6 luglio 2012, vista la determinazione di questo settore numero 23 del 27 luglio 2012, con la quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 1.892,40 in favore della ricorrente signora Barranco Rosa, riconosciuta l'indifferibilità del provvedimento di impegno e di liquidazione della spesa derivando l'obbligazione da titolo esecutivo, ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni si configura un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo numero 267/2000 e che tale riconoscimento deve essere effettuato dal Consiglio Comunale, propone di riconoscere il debito fuori bilancio di cui in premessa per la spesa complessiva di euro 1.892,40, prendere atto che con determinazione numero 23 del 27 luglio 2012 si è provveduto a liquidare il debito mediante il pagamento della somma complessiva di euro 1.892,40 in favore della ricorrente signora Barranco Rosa, prendere atto che la suddetta spesa grava sul capitolo 1.115 debiti fuori bilancio giusto impegno 580/2012, di dare atto che la superiore liquidazione e il mandato di pagamento non comportano acquiescenza alla sentenza 27/11 emessa dal Tribunale di Termini Marese, sezione distaccata di Cefalù, e rinuncia all'appello. Anche in questo caso si trattava di una indebita imposizione della COSAP. Prego, consigliere Tumminello. Grazie Presidente. Era solo per far notare a lei e ai miei colleghi che si tratta esattamente della stessa cosa. Cioè sono esattamente gli stessi soggetti che fanno ricorso nel 2008 e fanno ricorso nel 2009 e in entrambi i casi per lo stesso motivo veniamo condannati in contumacia. Grazie. Consigliere Sindaco. Prima di tutto io mi scuso per non avere assolutamente detto all'inizio di seduta, e andava detto all'inizio di seduta, che il Sindaco, la Giunta, ma penso, sicuramente anche il Consiglio, fa le condoglianze all'assessore Toni Cefalù, perché è morto il suocero oggi dell'assessore Toni Cefalù, i funerali saranno domani pomeriggio alle ore 15. Qui mi scuso di averlo fatto soltanto adesso. Purtroppo ringrazio l'assessore il consigliere Barranco che mi ha ricordato, perché io purtroppo ho tantissimi pensieri e vado cancellando alcune cose che sono importanti e mi scuso ancora. Questo debito fuori bilancio e gli altri due che seguono ci portano a essere in un certo senso condannati due volte, perché il Comune di Cefalù è condannato insieme a Tributi Italia. Tributi Italia si è preso il malloppo e se n'è andata. Noi ancora pagheremo, sono stati incaricati dei legali dalla precedente amministrazione per recupero di somme. Vi devo dire che anche negli altri comuni è successa la stessa cosa, ci sono scarse possibilità di recupero. Dico, non perdiamo mai le speranze, ma mi pare difficile che noi altri, oltre a recuperare quelle somme che sono molto, diciamo, più sostanziose di queste, riusciamo a recuperare parte di questi debiti fuori bilancio, perché sono tre sentenze che condannano il Comune e la Tributi Italia. Per cui diciamo che da questo punto di vista diciamo che siamo stati condannati due volte, una a pagare per intero e l'altra a sapere che non possiamo recuperare sicuramente le somme. E lo so. Purtroppo. Interventi? Metto ai voti la proposta di delibera. Signori consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Andiamo avanti. Esecuzione sentenza del Tribunale di Termini Marese, sezione distaccata di Cefalù numero 129/11, messa a causa battaglia Giarratana contro Comune, riconoscimento debito fuori bilancio. Presa d'atto. Il responsabile del settore tributi e tasse sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.
Premesso che è stata inoltrata da questo settore la proposta di deliberazione numero 133 del 19 luglio 2011 di riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza numero 129-11 per un importo di euro 1669,74 centesimi, cui ammontano le spese di giudizio liquidate con la sentenza in oggetto, notificata a questo ente in data 8 giugno 2011 munita di formula esecutiva. Considerato che con atto di indirizzo protocollo 495 del 3 luglio 2012 il sindaco ha disposto di utilizzare il 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia ai fini del pagamento dei debiti fuori bilancio, considerato che il sindaco ha altresì disposto di procedere prioritariamente all'esecuzione di sentenze e altri titoli esecutivi, stante l'esiguità delle risorse disponibili e di provvedere con urgente determinazione inoltrando successivamente la proposta di deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, vista la disposizione di servizio del sindaco protocollo 501 del 6 luglio 2012, vista la determinazione di questo settore numero 24 del 27 luglio 2012 con la quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 1669,74 centesimi in favore del ricorrente signor Battaglia Giovanni, riconosciuta l'indifferibilità del provvedimento di impegno e di liquidazione della spesa derivando l'obbligazione da titolo esecutivo, ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni si configura un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo 277/2000 e che tale riconoscimento deve essere effettuato dal Consiglio Comunale, propone di riconoscere il debito fuori bilancio di cui in premessa per la spesa complessiva di euro 1669,74 centesimi, di prendere atto che con determinazione 24 del 27 luglio 2012 si è provveduto a liquidare il debito mediante il pagamento della somma complessiva di euro 1669,74 centesimi in favore del ricorrente signor Battaglia Giovanni, prendere atto che la suddetta spesa grava sul capitolo 1115 debiti fuori bilancio giusto impegno 581/2012, di dare atto che la superiore liquidazione del mandato di pagamento non comporta acquiescenza alla sentenza 129/11 emessa dal Tribunale di Termini Venezia, sezione distaccata di Cefalù, e rinuncia all'appello. È la stessa identica situazione della prima causa a Barranco, della prima che abbiamo esaminato. Colleghi consiglieri, ci sono interventi? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità andiamo avanti. Esecuzione sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù numero 116-11, emessa causa Callea Coco contro Comune, riconoscimento debito fuori bilancio, presa d'atto. Proposta di delibera numero 112, responsabile del settore tributi e tasse sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione. Premesso, colleghi consiglieri, premesso che è stata inoltrata da questo settore la proposta di deliberazione numero 67 del 10 maggio 2011 di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 116-11 per un importo di euro 1309,56 centesimi, cui ammontano le spese di giudizio liquidate con la sentenza in oggetto notificata a questo ente in data 26 aprile 2011 munita di formula esecutiva. Considerato che con atto di indirizzo protocollo 495 del 3 luglio 2012 il sindaco ha disposto di utilizzare il 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia ai fini del pagamento dei debiti fuori bilancio, considerato che il sindaco ha altresì disposto di procedere prioritariamente all'esecuzione di sentenze e altri titoli esecutivi, stante l'esiguità delle risorse disponibili e di provvedere con urgente determinazione inoltrando successivamente la proposta di deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, vista la disposizione di servizio del sindaco protocollo 501 del 6 luglio 2012, vista la determinazione di questo settore numero 25 del 27 luglio 2012 con la quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 1309,56 centesimi in favore dei ricorrenti signori Callea e Coco, riconosciuta l'indifferibilità del provvedimento di impegno e liquidazione della spesa derivando l'obbligazione a titolo esecutivo, ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni si configura un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo 277/2000 e che tale riconoscimento deve essere effettuato dal Consiglio Comunale, propone riconoscere il debito fuori bilancio di cui in premessa per la spesa complessiva di euro 1309,56 centesimi, prendere atto che con determinazione numero 25 del 27 luglio 2012 si è provveduto a liquidare il debito mediante il pagamento della somma complessiva di euro 1309,56 centesimi in favore dei ricorrenti signori Callea e Coco, prendere atto che la suddetta spesa
grava sul capitolo 1115 debiti fuori bilancio giusto impegno numero 582-2012, di dare atto che la superiore liquidazione del mandato di pagamento non comporta in acquiescenza la sentenza 116-11 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, e rinuncia all'appello. È esattamente la stessa identica cosa dei debiti fuori bilancio appena approvati. Ci sono interventi, colleghi consiglieri? Colleghi consiglieri, metto ai voti. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Procediamo. Questo è diverso. Riconoscimento debito fuori bilancio della ditta Vigor S.A.S. Ordinanza sindacale numero 31 del 6 maggio 2008, presa d'atto. Allora, proposta di delibera del 17/10/2012 numero 174. Premesso che a seguito delle ispezioni eseguite nelle giornate del 17 e 19 marzo 2008 presso il depuratore comunale e l'impianto di sollevamento di Piazza Marina, il Dipartimento di Prevenzione Medico e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Posso richiamare cortesemente l'attenzione? Il Dipartimento di Prevenzione Medico e Sicurezza negli ambienti di lavoro della AUSL 6 ha emesso il verbale numero 31-758-08 con il quale, accertata la sussistenza di reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sono state impartite le prescrizioni e disposizioni ex articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 758-94 da effettuare urgentemente e comunque entro 180 giorni dalla notifica dello stesso, che con nota protocollo 159 UT del 29 aprile 2008 sono state trasmesse al capo dell'amministrazione le risultanze del sopralluogo del 9 aprile 2008 a cura dei dipendenti del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, individuando i primi lavori urgenti ed indifferibili da avviare tempestivamente anche a seguito di emissione di apposita ordinanza sindacale, che con nota 269 del 2 maggio 2008 il capo dell'amministrazione invitava il responsabile del Servizio Idrico Integrato a porre in essere ogni utile iniziativa per la risoluzione del problema in oggetto, che nel caso in specie risultava necessario e urgente provvedere ad effettuare gli interventi necessari e indispensabili finalizzati a rimuovere ogni e qualsiasi causa di riduzione dello stato di sicurezza e di funzionalità delle strutture in argomento, che con disposto dell'articolo 54 il sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi dell'articolo 54,2 del decreto legislativo numero 267/2000, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica e privata incolumità in genere e dei cittadini in particolare, che la problematica in argomento allo stato di fatto e per la necessità urgente non risultava fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento giuridico, stante che con ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione dei necessari ed urgenti interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza nei locali dell'impianto di depurazione di Contrada Sant'Antonio poteva determinare, oltre che un aggravio delle già accertate condizioni di disagio ambientale e di pericolo, anche danni certi e gravi per questo ente, giusto articolo 163,2 del decreto legislativo 267/2000, in dipendenza delle maggiori spese da affrontare nel caso di sinistri e infortuni e per le sanzioni e le responsabilità di carattere penale previste dalle normative in materia e come in dettaglio indicate nel sopracitato verbale dell'AUSL 6 di Palermo, che questo Comune, poiché non era in grado con propri mezzi e con proprio personale di provvedere in tempi rapidi, come richiesto dal caso in specie, al ripristino delle relative condizioni di sicurezza, il capo dell'amministrazione con ordinanza numero 31 del 6 maggio 2008 ha ordinato alla ditta Vigor SAS, con sede in Cefalù nella strada Ferla numero 28, di mettere a disposizione uomini e mezzi al fine di provvedere immediatamente al ripristino della funzionalità dello stato di sicurezza dell'impianto di depurazione di Contrada Sant'Antonio per un importo presuntivo di euro 63.312, compresa IVA, che la predetta ordinanza alla fine dell'esercizio finanziario non ha trovato adeguata copertura finanziaria trasformandosi in debito fuori bilancio, che i lavori hanno avuto inizio in data 24 giugno 2008 e sono stati portati a compimento in data 31 ottobre 2008, giusta comunicazione della ditta del 16 dicembre 2008. Vista la relazione tecnica consuntivo dei lavori redatta dal responsabile del servizio manutenzioni
e dal responsabile del servizio idrico integrato in data 1 dicembre 2008, nella quale vengono esplicitati i lavori eseguiti dalla ditta Vigor SAS, il cui importo complessivo dei lavori è risultato pari ad euro 46.043,33, oltre ad euro 9.208,67 per IVA al 20%. Vista la relativa fattura numero 59 del 18 dicembre 2008 prodotta dalla ditta Vigor SAS per l'importo complessivo di euro 55.252, atteso che la mancata liquidazione di quanto dovuto alla predetta ditta, oltre a ledere un diritto soggettivo, si appaleserebbe come indebito arricchimento per l'ente, questo ufficio ha proceduto ad inoltrare la proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio numero 79 del 28 aprile 2009 in favore della ditta Vigor SAS per la relativa liquidazione, che nelle more dell'adozione dell'atto da parte del Consiglio Comunale in data 27 ottobre 2011 è stato notificato a distanza della ditta Vigor SAS il decreto ingiuntivo numero 110/2011 non opposto dal Comune e pertanto divenuto definitivo, e in data 7 febbraio 2012 e 11 giugno 2012 atto di precetto con il conseguente aumento del debito che è asceso a complessivi euro 71.010,94 comprensivi di interessi e spese di lite, che in data 3 luglio 2012 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi, con il quale la ditta Vigor SAS ha inteso sottoporre a vincolo tutte le somme che il Comune detiene a qualsiasi titolo e ragione presso il Credito Siciliano S.P.A. sino alla concorrenza del proprio credito, di cui all'ingiunzione di pagamento numero 110/11 e successivi atti di precetto, quantificato in euro 72.933,43, che con nota acclarata il 19 luglio 2012, protocollo 17.768, ai fini del bonario componimento della controversia, la ditta Vigor SAS ha comunicato la volontà di abbandonare la procedura esecutiva intrapresa dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, a condizione che il Comune avesse pagato la somma di euro 62.000, ogni comprensiva, di cui euro 31.000 entro la data del 19 luglio 2012 e la rimanente parte entro il 31 agosto 2012, con espressa rinuncia da parte della ditta alle ulteriori somme dovute in forza del decreto ingiuntivo numero 110/2011. Che il Sindaco ha accettato la superiore proposta ritenendola vantaggiosa per l'ente, disponendo l'immediato pagamento delle rate. Considerato che con atto di indirizzo protocollo 495 del 3 luglio 2012, scusate, il fatto è che ci seguono anche da casa. E allora richiamo anche il pubblico all'osservanza di un'attenzione dovuta, non richiesta, dovuta. Considerato che con atto di indirizzo protocollo 495 del 3 luglio 2012 il Sindaco ha disposto di utilizzare il 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia ai fini di pagamento dei debiti fuori bilancio, considerato che il Sindaco ha altresì disposto, stante l'esiguità delle risorse disponibili, di procedere prioritariamente, grazie, e con determinazione urgente, soprattutto allorché i creditori manifestino la volontà di rinunciare alle ulteriori spese rispetto alla sorte principale, inoltrando successivamente la proposta di deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, riconosciuta l'indifferibilità del provvedimento dirigenziale autorizzativo dell'impegno e della liquidazione della spesa, derivando l'obbligazione da titolo esecutivo, che con le determinazioni di cui appresso si è proceduto a liquidare alla ditta la complessiva somma di euro 62.000, euro 31.000 con determinazione numero 75 del 23 luglio 2012, euro 31.000 con determinazione numero 91 del 22 agosto 2012, che nel caso in specie ricorrono le condizioni per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo 267/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267/2000 successive modifiche e integrazioni, propone, per le motivazioni di cui alla superiore parte narrativa, riconoscere il debito fuori bilancio in favore della ditta Vigor SAS per l'importo di euro 62.000, prendere atto che con determinazione numero 75 del 23 luglio 2012 e numero 91 del 22 agosto 2012 si è proceduto a liquidare in favore della ditta Vigor, esecutrice dei lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza del depuratore comunale di Contrada Sant'Antonio, giusta ordinanza sindacale numero 31 del 6 maggio 2008, il debito dell'importo complessivo di euro 62.000. Prego, signor Sindaco.
Grazie Presidente. Prima di tutto lasciatemi ringraziare la ditta Vigor di Lillo Portera e l'ingegnere Saro Di Paola che hanno consentito al Comune di risparmiare qualcosa come 15.000 euro, in considerazione del fatto che una volta insediato mi ho trovato, prima ho trovato uno dei tanti pignoramenti, come quello di cui ci stiamo occupando questa sera, per un importo di circa 72.000 e qualche cosa, oltre interessi e rivalutazioni. Abbiamo da subito iniziato un confronto, è evidente che utilizzando il 50% degli oneri ci siamo impegnati per il pagamento in due rate, una a fine luglio e una a fine agosto, pagamenti che abbiamo effettuato puntualmente, e la ditta Vigor, grazie anche alla collaborazione dell'ingegnere Di Paola, Saro Di Paola, do atto di questa grande collaborazione, ha fatto sì che il Comune, anziché pagare 73.000 euro più interessi e rivalutazioni, ha pagato la cifra totale di 62.000 euro. Questa è la dimostrazione, stiamo parlando di un'ordinanza del 2008, questa è la dimostrazione che quando si hanno le possibilità anche di chiudere avendo diciamo, la possibilità economica e finanziaria, si può arrivare anche a una transazione. Io presto sempre più affinché si inizi con i lavori del Club Med, non soltanto per dare occasione di sviluppo alla nostra città, perché è evidente che inizieranno a lavorare tante persone, in prospettiva si potrà anche avere la definizione di un villaggio che sia diciamo finalmente una struttura alberghiera di lusso, però anche per avere la possibilità, incassando il 50% degli oneri che il Club Med dovrà versare al Comune di Cefalù, anche la possibilità di pagare i debiti fuori bilancio. Alla stato attuale noi dovremmo sempre più aumentare questa capacità da un punto di vista di incassi, speriamo di poterlo fare anche col recupero degli oneri di urbanizzazione, cosa di cui si sta occupando l'avvocato Leonardo Raso, perché il Comune man mano recupera e man mano incassa potrà chiudere per anche altri debiti fuori bilancio con altre transazioni, sempre che ci sia la possibilità. Fino a questo momento c'è stata una grande collaborazione, per cui ogni tanto qualche notizia buona rispetto a quando, per esempio, come nel caso di poco fa, per incassare 140-150 euro, poi andiamo a pagare 1.600-1.700 euro. Queste sono cose che purtroppo portano veramente anche alla disaffezione della politica, perché evidentemente la gente non comprende come per un recupero di una somma così bassa poi si vanno a spendere tanti soldi. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Tumminello. Grazie, Presidente. Il signor Sindaco ci ha fatto vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo, di questo debito fuori bilancio. Io vorrei fare vedere invece il bicchiere mezzo vuoto, ma non perché sono affezionato alle cose negative. Sì, sì, ma in questo caso parliamo di soldi, consigliere Iuppa, che è lente, grazie. Avevo perfettamente colto. Noi è vero che risparmiamo 12.000 euro, ma in realtà ne spendiamo 7 in più rispetto ai 55.000 di partenza, fondamentalmente. Cioè il dato è questo. Cioè noi dovevamo pagare 55.252 euro e ne stiamo pagando 62.000, quindi 7.000 euro in più. Ma più che altro mi piaceva evidenziare la storia di questo debito fuori bilancio, perché è un po' la spia di forse anche di un modus operandi. Cioè questo debito fuori bilancio, prodotto nel 2008, proposta di riconoscimento fatta il 28 aprile del 2009, non è mai arrivata in Consiglio Comunale. Cioè sta arrivando questa sera in Consiglio Comunale questo debito fuori bilancio, dal 2009 a oggi, e sta arrivando perché lo abbiamo, diciamo, in qualche modo chiuso sostanzialmente. Quindi, e credo che sia questo il punto su cui, diciamo, dobbiamo formare la nostra attenzione e su cui credo bisogna, diciamo, fare esperienza. Poi, se ci sono delle responsabilità, si accerteranno. Per carità, questo è anche un auspicio che personalmente faccio, ma che anche in commissione credo sia stato manifestato. Però
la tempistica con cui il sindaco è riuscito a chiudere questo problema, questo contenzioso, mi fa essere ancora più certo che il modus operandi invece di questa amministrazione è tutt'altro. Grazie. Grazie consigliere Tumminello. Se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti la proposta di delibera. Colleghi consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Viene approvato all'unanimità. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Si tratta di presa atto delle modifiche progettuali delle opere di urbanizzazione da inquadrare quale completamento del piano di lottizzazione Gussio già approvato con delibera del Consiglio Comunale 15 del 1997. Proposta di delibera del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 2012 numero 167. Il responsabile del settore lavori pubblici, edilizia privata, pubblica, espropri, trasmette al Consiglio Comunale per l'adozione la presente proposta di deliberazione. Premesso che, con istanza presentata in data 25 ottobre 1993, protocollo 24.756, signori Gussio Francesco, nato a Petralia Sottana il 15 settembre 1947, Gussio Giuseppe, nato a Petralia Sottana il 3 ottobre 1943, hanno chiesto l'autorizzazione a lottizzare il proprio terreno sito in contrada Capo, catastalmente individuato alle particelle 229 e 230 del foglio di mappa numero 2. Allegate all'istanza di autorizzazione di cui sopra, vi era allegato il progetto del piano di lottizzazione a firma dell'architetto Antonio Runfola, relazione geologica e schema di convenzione. Il predetto piano di lottizzazione, munito dei prescritti pareri di legge, veniva approvato dal Consiglio Comunale con delibera numero 15 del 26 febbraio 1997. A seguito di tale approvazione, in data 26 marzo 1998, è stata stipulata dal notaio Giovanni Cassata la convenzione numero di repertorio 73.863, numero di raccolta 19.455, registrata a Cefalù il 9 aprile 1998 al numero 186 serie prima, regolante i rapporti del comune di Cefalù e la ditta Gussio Francesco e Gussio Giuseppe, ed indicante nella tavola 5 le opere di urbanizzazione primarie e secondarie da realizzare con la destinazione delle aree e le relative distanze, allegato A. Nella suddetta convenzione datata 26 marzo 1998, numero di repertorio 73.863, veniva regolamentato tra l'altro l'impegno che il soggetto attuatore del piano di lottizzazione assumeva in merito alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie del piano di lottizzazione, opere meglio individuate e rappresentate nel progetto redatto dall'architetto Antonio Runfola, allegato alla convenzione stessa. Con istanza assunta al protocollo di questo comune in data 31 dicembre 1998, al numero 36.286, i signori Gussio Francesco e Gussio Giuseppe formulavano richiesta tendente a ottenere l'autorizzazione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione Gussio. Con autorizzazione edilizia numero 29 del 12 maggio 1999, si assentiva la realizzazione di opere di urbanizzazione nel piano di lottizzazione ricadente nel foglio di mappa numero 2, particelle 229 e 230 allegato B, conforme alla delibera consiliare 1597 citata, tavola 3, allegata alla predetta autorizzazione e al presente atto, allegato C. Con nota datata 2 febbraio 2000, presa in carico al protocollo generale in pari data al numero 3099, i signori Gussio Francesco e Gussio Giuseppe comunicavano che in pari data avrebbero avuto inizio i lavori di cui all'autorizzazione edilizia numero 2999 citata. In data 13 aprile 2001, con nota protocollo 10.551, veniva trasmessa in allegato la perizia giurata relativa alla conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato. In data 30 marzo 2001 veniva rilasciata dal Comune di Cefalù la concessione edilizia 13 per la realizzazione del lotto numero 1 di una unità abitativa bifamiliare al posto dell'unità abitativa monofamiliare prevista nello schema piano volumetrico del piano di lottizzazione approvato. In detta concessione edilizia, munita di parere della Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con numero di ordinanza 11.184 prima del 12 ottobre 2000, si prevedeva inoltre il doppio ingresso alle unità abitative, il quale come conseguenza avrebbe comportato la impossibilità di realizzare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie conformemente al piano di lottizzazione approvato in Consiglio Comunale.
In data 20 maggio 2009, sull'otto 1, veniva rilasciata variante in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del DPR 380-2001 per difformità rispetto al progetto approvato con la concessione edilizia 13-2001, parere sovrintendenza favorevole del 1 ottobre 2008, protocollo 7411-P. Con tale concessione sanatoria si mantenevano le opere che avrebbero reso impossibile realizzare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie conformemente al piano di lottizzazione approvato in Consiglio Comunale. Con nota datata 1 settembre 2009, presa in carico al protocollo generale in data 3 settembre 2009 al numero 24.799, la ditta Gussio, dovendo richiedere il rilascio del certificato di agibilità di alcune delle unità abitative già ultimate, non essendo ancora state cedute le aree relative alle opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione, chiedeva al responsabile del servizio urbanistica di adoperarsi per quanto di competenza per procedere alla stipula dell'atto di cessione delle aree al Comune in ottemperanza alle previsioni di cui in convenzione. Con nota datata 15 dicembre 2009, protocollo 354, il responsabile del servizio urbanistica chiedeva al responsabile del servizio lavori pubblici di voler verificare la regolare esecuzione e la funzionalità delle opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione Gussio incontrata a capo. Con nota protocollo numero 27 UT del 3 febbraio 2010, il responsabile del servizio lavori pubblici restituiva la pratica in argomento, ribadendo e pontivando in essa l'estraneità alla vicenda edilizia. Con nota datata 18 agosto 2010, assunta in pari data al protocollo generale al numero 19.173, i signori Gussio Francesco e Gussio Monica, nel comunicare di aver provveduto a realizzare tutte le opere di urbanizzazione facendo seguito alle istanze presentate prive di riscontro e volte a ottenere lo svincolo dalla polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione delle stesse, essendo trascorsi già diversi anni senza che si sia provveduto in merito, invitavano e diffidavano quanti in indirizzo, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a volersi attivare per addivenire alla cessione in favore del Comune di Cefalù delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del piano di lottizzazione approvato come da convenzione sottoscritta fra le parti, ma difforme allo stesso. Con istanza 16 gennaio 2012, allegato D, assunta al protocollo generale in data 17 gennaio 2012, numero 1456, il signor Gussio Francesco, nato a Petralia Sottana il 15 settembre 1947, e i signori Tusa Silvanna, nata a Cagliavas il 23 aprile 1943, e Gussio Monica, nata a Gallarate il 21 marzo 1974, entrambe eredi di Gussio Giuseppe, chiedono il rilascio dell'autorizzazione edilizia in variante delle suddette opere di urbanizzazione prima e seconda, rappresentando che le modifiche di cui al progetto presentato conseguente alle sopra richiamate concessioni rilasciate non apportano variazioni ai parametri urbanistici approvati dal piano di lottizzazione ed allegavano numero 4 copie, tavola 1, relazione tecnica illustrativa, tavola 2, cartografia, tavola 3, planimetria, discretizzazione aree. Nelle istanze di qui sopra, al tavolo 1, relazione tecnica sulla variante autorizzazione edilizia numero 29, protocollo 599 del 12 maggio 99, il tecnico incaricato dalla ditta Gussio relaziona precisando tra l'altro quanto segue. A causa del sequestro del cantiere nell'anno 2001 e del dissequestro nel maggio 2006, i lavori dei lotti in corso di realizzazione sono ripresi e recentemente ultimati. Essendo trascorsi oltre 10 anni dalla data di fine lavori, ovvero dal novembre del 2000 ad oggi, le opere di urbanizzazione sono state oggetto di degrado per incuria e atti vandalici, che di fatto hanno interamente alterato lo stato dei luoghi, rendendo indispensabile il rifacimento e o ripristino delle opere già realizzate. L'area su cui si sono realizzate le opere di urbanizzazione delimita sul confine sud dei lotti 1 e 2, delimitata sul confine sud dei lotti 1 e 2, è ubicata lungo la strada comunale denominata Viale del Mediterraneo, che costeggia la linea ferroviaria Palermo-Messina, per cui ai due suddetti lotti si può accedere esclusivamente attraversando la suddetta area da cedere al Comune. Dovendosi quindi effettuare il ripristino delle opere di urbanizzazione già completate nell'anno 2000 a seguito della diversa disposizione e del doppio accesso al lotto numero 1 per la variazione delle unità abitative da mono a bifamiliare, si è redatta la presente variante che si sottopone per il rilascio della relativa autorizzazione con le variazioni conseguenti al doppio accesso carrabile e pedonale. Rispetto al progetto approvato con AE numero 2999, le differenze consistono in una diversa disposizione dell'ingresso carrabile del lotto numero 1, che viene separato da quello di ingresso al lotto numero 2 da un'aiuola, nella realizzazione di un ingresso pedonale al lotto numero 1.
considerato che la ditta lottizzante, a causa del degrado intervenuto dall'incuria di atti vandalici subiti, deve effettuare il ripristino delle opere di urbanizzazione già realizzate conformemente alle concessioni rilasciate. La richiesta di variante presentata, stante il sequestro giudiziario del cantiere, può essere inquadrata quale variante in corso d'opera al piano di lottizzazione rilasciato in data 12 maggio 99 con pareri ancora efficaci, in quanto il termine decennale di decadenza dell'autorizzazione a lottizzare può intendersi prorogato nei fatti del periodo in cui il cantiere è stato oggetto del sequestro preventivo del CIP di Termini Imerese dal 3/10/2001 al 2 marzo 2006, nonostante la mancanza specifica di istanze di parte. Tali opere, così come progettate, apportano delle modifiche tali da non alterare le caratteristiche tipologiche piano di lottizzazione approvato, né incidere sul dimensionamento globale degli insediamenti o diminuire la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico generale. Le stesse modifiche sono descritte e dettagliate nella documentazione tecnica pervenuta al protocollo generale in data 17 gennaio 2012, al numero 1456, già parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale parte dell'allegato D. Ove il nuovo assetto di zona dovesse trovare positivo accoglimento da parte del Consiglio, sarà necessario acquisire i prescritti pareri dell'ente ferroviario e della soprintendenza, nel caso in cui, in corso di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione invariante alla lottizzazione, gli stessi organi non si siano mai espressi sull'assetto finale così come proposto. In riferimento alle problematiche urbanistiche derivanti dalle modifiche di qui sopra, per la loro valenza ed incidenza, le determinazioni che si devono assumere sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, stante che si tratta di scegliere le modalità e l'assetto territoriale definitivo di una zona. Vista la nota del responsabile del settore lavori pubblici, edilizia privata e pubblica, protocollo 3179 dell'8 febbraio 2012, con la quale, nel riscontrare la sopra richiamata nota del 17 gennaio 2012, protocollo 1456, nell'esaminare la documentazione prodotta, comunicava agli interessati che, pur condividendo la fattibilità, le previste modifiche dovranno essere sottoposte con apposita delibera all'attenzione del Consiglio Comunale per la presa d'atto delle modifiche apportate. Tutto ciò premesso, vista le leggi 17 agosto 42 numero 1150, 7 agosto 67 numero 765, 28 gennaio 77 numero 10, vista la legge regionale 71 del 27 dicembre 78 articolo 14, visto il decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 68, vista la circolare dell'assessorato regionale territorio e ambiente numero 278 del 3 febbraio 79, visti i pareri di quell'articolo 53 della legge 149-90 allegati, propone al Consiglio Comunale, per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, di deliberare 1. Di approvare le modifiche introdotte al piano di lottizzazione di cui in oggetto, apportate di fatto con il rilascio delle concessioni edilizie sopra richiamate, descritte e dettagliate nella documentazione tecnica pervenuta con nota datata 16 gennaio 2012, ed assunta al protocollo generale in data 17 gennaio 2012 al numero 1456, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 2. Di prendere atto che tali modifiche non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico generale. 3. Di dare mandato al responsabile del settore dei lavori pubblici, edilizia privata, pubblica ed espropria a porre in essere tutti gli atti necessari e successivi all'approvazione della presente. Di allegare alla presente, perché ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti in copia conforme, già citati in premessa con notazione alfabetica, e i seguenti elaborati progettuali. Documenti in copia conforme. Tavola 5, allegata alla convenzione datata 26 marzo 98, numero di repertorio 73.863, numero di raccolta 19.455, registrato a Cefalù il 9 aprile 98, al numero 186, serie prima, allegato A. Autorizzazione edilizia numero 29 del 19 maggio 99, allegato B. Tavola 3, planimetria particolari costruttive allegata all'autorizzazione edilizia numero 29 del 12 maggio 99, allegato C. Nota datata 2 febbraio 2000 e presa in carico al protocollo generale in pari data al numero 3099 relativi allegati progettuali allegato D, così individuati. Elaborati progettuali. Tavola 1, relazione tecnica illustrativa datata 16 gennaio 2012. Tavola 2, cartografia datata 16 gennaio 2012, tavola 3, planimetria, discretizzazione aree particolari costruttivi datata 16 gennaio 2012. Ci sono interventi su questa proposta di delibera? Sì. Quinto comma. Dopo considerato.
Quindi, lo leggo, consigliere Fatta. Ove il nuovo assetto di zona dovesse trovare positivo accoglimento da parte del Consiglio, sarà necessario acquisire i prescritti pareri dell'ente ferroviario e della soprintendenza nel caso in cui, in corso di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione in variante alla lottizzazione, gli stessi organi non si siano mai espressi sull'assetto finale così come proposto. Quindi se noi approviamo questa variante, poi i pareri sia la ferrovia che la soprintendenza li darà successivamente. Pare così dalla formulazione della proposta. Io non penso che sia così. Cioè, perché primo la ditta deve richiedere i pareri della soprintendenza e delle ferrovie e poi noi eventualmente approviamo la variante. L'assetto di zona dovesse trovare positivo accoglimento da parte del Consiglio, quindi prima sarà necessario acquisire i prescritti pareri dell'ente ferroviario e della soprintendenza nel caso in cui, in corso di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione invariante alla lottizzazione, gli stessi organi non si siano mai espressi sull'assetto finale così come proposto. Che è limitane alla... Consigliere Fatta, alla Commissione è pervenuto, mi pare, in data 17 ottobre. No, no, no. Non è, non c'è polemica, assolutamente, ci mancherebbe altro. Ma io, prima di tutto, penso che l'osservazione del Consigliere Fatta sia, diciamo, giusta rispetto a quello che poi è... Vorrei fare un breve riepilogo per quello che io so di questa pratica. Come avete sentito, si tratta di una lottizzazione di molti anni fa. Da allora, in quel momento, il Consiglio ha deciso di dare una strutturazione a questa lottizzazione con la cessione di alcune aree. Da quel momento, da quell'autorizzazione del Consiglio in poi, ci sono state delle modifiche, l'abbiamo sentito nella narrazione della delibera. Evidentemente modifiche non soltanto, principalmente anche per le aree da destinare a uso pubblico. Ho letto, come ha fatto sottolineare il consigliere Fatta, che si tratta di un'approvazione sub iudice anche a quelli che saranno dei pareri che dovranno essere rilasciati dalla sovrintendenza delle ferrovie. Per cui è giusto che su questo aspetto ci sia un chiarimento da parte dell'ingegnere Duca, che potrà fornire, che, anche se a me lo ha fornito telefonicamente, penso che sia giusto che lo dia lui direttamente, perché qui non possiamo fare il riferimento in consiglio di quello che viene detto al sindaco. È evidente che mi ha confermato che i pareri devono essere resi, però se... Che succede nel caso in cui, mi pare che è questa la domanda, che succede nel caso in cui questi pareri non potranno essere resi perché la situazione attuale non consente che ci siano le distanze? L'attuale ferrovia non so se cambierà percorso, per cui può darsi che ci potrà dire questo l'ingegnere Duca, ma in ogni caso lo dovrà dire l'ingegnere Duca e lo dovrà dimostrare rispetto a un aspetto documentale. Per cui, fermo restando che io non sono consigliere comunale ma sono sindaco, lo ricordo, io penso che il rinviare, aggiornare il punto ad altra seduta, cioè lasciando anche se siete d'accordo, perché lo possiamo fare tranquillamente, ma questa è una votazione che farà il Presidente e consigliere, che farà il Presidente e farà il Consiglio Comunale, lasciando per una prossima seduta a breve, a giorni, magari nella prossima settimana, anche perché avremo modo di percepire altre cose, potrà essere utile alla presenza dell'ingegnere Duca per chiedere questo ed altri aspetti che possono servire alla trattazione della pratica. Consigliere Liberto? No, solo per capire, non c'è un parere tecnico allegato? La questione era soltanto sul fatto che il quinto comma di quella delibera c'è scritto
che dopo l'approvazione del Consiglio Comunale si dovranno chiedere i pareri alla Soprintendenza. Dico, è lecito che il consigliere formuli una propria perplessità, però io ho chiesto se c'è il parere tecnico inteso anche. Glielo rileggo perché dice: vista la nota del responsabile del settore dei lavori pubblici, eccetera, con la quale nel riscontrare la sopra richiamata nota, nell'esaminare la documentazione prodotta, comunicava agli interessati che pur condividendone la fattibilità, quindi se condivide la fattibilità è chiaro che c'è un parere favorevole, le previste modifiche dovranno essere sottoposte con apposita delibera all'attenzione del Consiglio Comunale per la presa d'atto. Ma è una presa d'atto. Col permesso del Presidente devo dire un'altra cosa. Posso, Presidente? Posso, Presidente? Devo aggiungere un'altra cosa che stavo dimenticando. Scusate che non mi alzo. Di queste delibere, no, facciamo attenzione anche su questo, il Consiglio ne tratterà diverse, perché ci sono delle cose che stiamo portando rispetto a, non è uno scarico di responsabilità, ma è evidente che se un piano di autorizzazione è stato autorizzato in un certo modo, è il Consiglio che sta autorizzando a costruire in quel modo, con quelle aree da cedere, con quelle costruzioni, per cui l'autorizzazione viene dal Consiglio ed è il Consiglio che deve prendere atto di una diversa diciamo, conformazione di quell'otto. Di queste cose sto dicendo, perché lo sto dicendo? Perché ne arriveranno diverse, perché purtroppo abbiamo riscontrato che ci sono di questi problemi all'atto del rilascio dell'abitabilità o della cessione delle aree e cose varie. Una di queste stava arrivando già nel mese d'agosto, riguarda l'albergo del Lungomare, quella della via Vazzana, poi successivamente c'è stata una richiesta da parte della società di non volere cedere le aree che noi abbiamo chiesto in cessione, lo stiamo riproponendo in questi giorni nella speranza che, e questa è una speranza, la speranza è quella che si levi questa costruzione che è rimasta così indefinita sul lungomare, che anziché portare vantaggio al nostro turismo porta danno, perché voi capirete che ogni anno che si trova questo scheletro sul lungomare non definito chiaramente è una cosa che non porta bene a quell'area che è un'area chiaramente di alta rilevanza turistica. Noi stiamo riproponendo, ed è questione di questi giorni, e presto se ci sarà l'accettazione da parte della società di destinare, di cedere al Comune quelle aree che sono state occupate dalla costruzione, per cui il Consiglio dovrà prendere atto che anziché quelle aree destinate a uso pubblico saranno aree diverse da quelle previste nel piano. Questo lo facciamo nella consapevolezza che tante cose, perché ho detto questa cosa, tante cose ormai non è più possibile tornare indietro, cioè davanti all'autorizzazione di cui stiamo parlando questa sera non è che possiamo fare, cioè ormai che facciamo? Spostiamo le case oppure costruiamo? E questa è la situazione, dobbiamo in un certo senso dare atto che la situazione è così, e qui diciamo in un certo senso non la chiameremo vera e propria sanatoria, perché magari la parola sanatoria porta, diciamo, però dobbiamo prendere atto che in quella zona si è costruito in questo modo, fermo restando che i pareri ci vogliono lo stesso, perché io condivido che i pareri ci devono essere, va bene. Il problema è cosa succede nel caso in cui i pareri non possono essere lasciati, mi pare che questo è il tema della questione, va bene. Consigliere Fatta, un attimo, consigliere Alberto.